Antonio Varvella, detto Barone, era l'anima libera del centro storico, del centro antico, era amico degli studenti del Genovesi, dell'Orientale, era amico nostro, pur nella sua, diciamo, straordinaria fantasia, anche follia se volete certe volte, però riusciva a parlare con tutti, riusciva a parlare alle persone, al cuore. Infatti stamattina quello che ci colpisce è la presenza numerosa di molti clochard, della gente comune, di professori, di artigiani, di operai. Attraverso gli occhi di Antonio sembrava di vedere il cielo, invece si apriva una finestra verso un baratro di sofferenza, uno sguardo verso l'infinito, un infinito che non era solamente amarezza, ma speranza di un riscatto. Quel riscatto che, bene o male, ha ottenuto con un'adozione attraverso un intero quartiere, una vita nuova, diversa, eppure non completa. Possiamo chiedere aiuto anche alle istituzioni, ma i primi che dobbiamo andare incontro all'altro siamo noi, e ciascuno di noi, nel suo piccolo come può, con la sua preghiera, col suo gesto di altruismo, con il suo sorriso, con il non girare la faccia dall'altra parte. Questa morte mi ha molto colpito, però vorrei dire una cosa importante per questa giornata, che ci vede tutti uniti in questa piazza intorno al nostro amico Barone. Sia anche una giornata di impegno per non lasciare solo nessuno in questa città. E non mi aspettavo che mio nipote avesse questa notorietà di benevolenza, di amicizia, di stima. E ringrazio anche al parroco, e ringrazio ancora una volta la presenza del sindaco. Noi come familiari gli siamo stati vicini, ma lui, questa è la vita che ha scelto. Grazie a tutti.